Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di The Share Gaming. Io sono Puffo e oggi siamo tornati qui con questo nuovo gameplay di Diablo, il secondo. E niente, direi di riprendere normalmente. Ci eravamo lasciati praticamente qua. Wow, ho finito. E niente, dovevamo cercare tracce della cattedrale di Deckard Cain. FPS va, ok, si sta stabilizzando. Inizia sempre così. Ok. Avrete notato di sicuro che abbiamo cambiato l'intro, ma non è ancora quella, diciamo, fissa, perché se non ho capito male, ancora due intro dobbiamo vedere che devono finirci. Comunque, già quella che abbiamo adesso, che vedete in questo video, mi piace molto. Poi, vabbè, FabiJ non molto, però adesso dobbiamo vedere altri due. E niente, uccidiamo questi tizi. Andiamo avanti. Nuova nozione. Sì, ah, lì l'ho fatto. Questi qua in basso a destra sono o dei consigli, se ad esempio parla al vecchio, di solito sono consigli, oppure sono note, cioè per farvi capire meglio la storia. Servono molto. Io adesso ho finito il gioco, quindi vado un po' veloce. E volevo anche chiedervi un parere vostro, perché siccome il mago, questa è la primissima volta che lo usa, e boh, i danni li fa, ma non capisco, ad esempio, l'equipaggiamento in base. Cioè, so, ad esempio, il barbaro devo puntare tutto su forza, vitalità. E ad esempio l'arciere, lì, cacciatore dei demoni, sulla destrezza. E il mago mi sembra che sia sull'intelligenza, però non vorrei errare, quindi chiedo a voi, magari qualcuno più esperto di me. Vedete, questi sono più che altro, non sono tanto aiuti per proseguire nel gioco, ma sono note per farvi capire bene la storia. Allora, qua abbiamo sbloccato, invece li congela. Ok, vediamo. Ho creato anche lo show di Diablo, così se voi ad esempio cercate Diablo Let's Play, in prima pagina vi apparrà subito il video del TSG. Quindi magari se uno non vuole entrare nel nostro lurido canale, no vabbè. Diciamo che come gioco, adesso che l'ho finito, posso dire che non è molto lungo. Cioè, sono tipo 20 ore di gioco, se non sbaglio. Senza esplorare tutto, ovviamente. Cioè, l'ho fatto abbastanza velocemente. Sono tipo 20 ore di gioco, però cioè, considerando il fatto che finito il gioco ti si sblocca la modalità incubo e poi quella inferno, se non erro. È molto, cioè, rigiocabile. Non dico al massimo, tipo, ne so, GTA, si sì, qua, però potrebbe essere infinito per chi ama tantissimo questo tipo di giochi, se non muoio. È una pecca del mago che ho visto, essendo abituato al barbaro, il fatto che c'ha veramente pochissima vita. Morite bastardi. Aia, madonna. Morite. Ok, pozione. Benissimo. Per chi ancora chiedesse di naufraghi, che l'ultimo video è stato tartassato questo tipo di commenti, ci tenevo a precisare due cose. Uno, che in questi giorni lo stiamo finendo, sia FabiJ con l'editing, sia come
le registrazioni in generale. E poi la seconda precisazione era quella di non assillare troppo, perché come lavoro è abbastanza lungo, ma non è quello il problema è la scuola, l'ho già detto nello scorso video. E il problema sono problemi scolastici che ci impediscono di andare avanti, perché ovviamente finito questo mese, arrivata l'estate, boh, cioè io sarò il primo che mi butterò giù dai balconi, sarò sempre fuori perché mi sto un po' rompendo il cazzo, si è detta proprio schietto schietto, perché ho tipo due o tre materie sotto, cioè una l'ho già recuperata, però non vorrei portarmela a settembre con tante, quindi ci stiamo impegnando molto, sia io che ma anche Niki e Favij, quindi abbiate un po' di pazienza. Dovrebbe uscire, non fate, cioè, non segnate sul calendario perché ci conoscete, vi abbiamo anche detto che non è sicuro. Dovrebbe uscire o giovedì o domenica, comunque forse entro settimana se Dio vuole. E boh, quindi adesso che sapete la storia, piuttosto non scrivete quel tipo di commenti perché tanto le risposte le sapete già. Questa è soltanto una piccola precisazione. Ok. Muori. Oh yeah. Ancora. Ciccato la skill. Bella lì. Cosa mi hai dato? Uno scudo, mettiamo questo. Stivaletti, no. 2-9. Bacchetta. Sblocchiamola. Danni sane. E beh, conviene questo. Oro. Andiamo avanti qua. Qua ho esplorato tutto. Comunque ho deciso che metterò un gameplay di Diablo non una volta a settimana perché sennò per finirlo tutto cioè esce Diablo 4, tempo che lo finisco facendo in questo modo. Quindi metterò, boh, adesso ho in mente tipo due episodi a settimana, ma comunque cioè li metterò, non saranno date prefissate, cioè quando mi capita, quando c'è un po' di tempo libero ne faccio. Forziere, vediamo che mi dà. A spada corta. Ok, i ciccioni. Li temevo come la morte appena iniziato il gioco, perché mi esplodevano in faccia. C'erano sti cazzi di serpenti che rompevano molto. A targa. Livello 5, buono buono. Globo Arcana. Ah, sì, questa l'ho già vista come skin. Mizzica, fa un po' di danni. Andare di qua. Sì, anche questo let's play, come vedete, molte zone da mappa. Non tanto qua. Però ad esempio sarei potuto andare qua sotto, cioè non esplorerò tutto 100% perché sennò veramente si prolungherà all'infinito. Ok, salviamo il vecchio. Che sto tizio sarebbe il nonno. Lo è lo zio di Lia, la tipa che abbiamo salvato nel primo episodio.
Congelato. Mamma mia, fa veramente troppi danni il mago. E comunque quello lì era Leoric, il re scheletro. Che quando la prima volta che l'ho visto, cioè in realtà non è la prima volta perché, vabbè, la prima volta che l'ho visto ho subito detto: questo si vede che è un gioco da Blizzard, perché Leoric è anche un personaggio, un PG di Dota, sia l'1 che il 2. E Dota è una mod di Warcraft, e Warcraft è stato prodotto da Blizzard, quindi si vedono un po' i collegamenti, lo stile della Blizzard è sempre quello. Comunque, cioè, mi ha fatto troppo bene questo gioco. Adesso vi lascio il filmato. Wow. Ok, siamo tornati a Tristram. Di questo nonnaccio è lo zio di questa Lia. Punti esperienza dicevo, ok. Porca puttana, un po' di roba. Boh, vendiamo tutto, tanto. Non è che mi serva molto. Ok. Tanto all'inizio non vi serviranno molte cose. Parla con il fabbro. Ah, ok, questo è. Intanto che andiamo dal fabbro, per chi volesse, non so, aggiungermi, fare una cooperativa, non lo so, avesse dei consigli a darmi o volesse dei consigli da me, anche se non sono chissà che, potete aggiungermi, per chi non sa da qua, aggiungi amico, e dovete scrivere questo: iPuffo, cancelletto 4575. Sì, 45, 14,75. Ve lo metterò anche in pressione. Vaffanculo, sotto nel video. E nella descrizione anche. Dislessia proprio. Boh, sì. E dai, la colonna. Bam. Ok. Ciao bella. Bella lì. Vediamo cosa mi dà. Guantini. Questa no. Lo so. Si sono ancora nelle ore. Mio nonno. Ok. Ok. Boh, vado al punto di controllo e direi che possiamo interrompere qua il video. Quindi, niente, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi se ne avete voglia. Quindi, boh, ciao ciao!